Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport. Troverete marche prestigiose come Diadora, Nike, Puma, Adidas, Levi's, Renato Balestra, Pierre Gardin, Coveri, Soprani, Sergio Tacchini. Globo è presente in tutta Italia e vi aspetta nei due punti vendita sulla statale Adriatica Nord a Grottammare. www.globocalzature.it. Globo, sport is life. No, beh, si è chiusa la prima fase del calciomercato. Noi siamo contenti di aver portato il ragazzo qui perché era da un po' di tempo che gli stavamo dietro. Abbiamo raggiunto l'accordo, adesso speriamo che lui dia una mano alla società, faccia bene, crediamo in lui, quindi credo che in questo momento l'organico sia completo, poi vediamo. Adesso domenica c'è una partita molto molto importante. Speriamo che i nuovi arrivi possano subito dare una mano al gruppo e quindi cercare di fare un buon risultato. Adesso potete fare qualche domanda a lui che... Oh, lei dice giustamente si è chiusa la prima fase perché ce ne sarà la seconda, insomma, in poche parole. No, perché nell'immediato avevamo la necessità di coprire questi ruoli. Quindi, anzi, siamo contenti di essere, cioè di aver fatto insomma questi tre acquisti, perché non era facile, non era neanche facile averli a disposizione per domenica. Quindi avere a disposizione tre persone in più per l'organico di domenica credo che sia una cosa importante, tutto qua. Poi il mercato chiude il 2 febbraio, vedremo quello che ci sarà da fare. Allora, se ne è parlato sempre benissimo di te, a Pescara se ne è parlato veramente bene di te, tra l'altro con grande dispiacere ho sempre saputo che dovevi lasciare il Pescara per andare da altre parti, no? Perché ci si puntava moltissimo su di te, poi eventualmente le problematiche societarie che ha avuto il Pescara è un altro tipo di discorso. Però, insomma, a Bari mi dicono che non ti sei messo in evidenza come avresti potuto e anche a Pistoia hai avuto fasi alterne. Questo sì, come mai questo momento, diciamo, un po' così particolare da parte tua e quindi vivi questa nuova esperienza a San Benedetto come una fase di rilancio? Ma guarda, allora, a Bari quando sono arrivato. I primi 6 mesi da gennaio, dove venivo dopo aver fatto 6 mesi a Pescara bene, mi sono trovato benissimo. Gli altri 6 mesi, l'anno dopo, ho avuto delle difficoltà, un po' con l'allenatore, un po' fisicamente non sono stato bene, quindi diciamo che è stata un'annata un po' non positiva, ecco. A Pistoia sono partito quest'anno dove ho fatto abbastanza bene, giocando sempre, con continuità. Poi col cambio di allenatore, perché comunque i risultati non venivano. Il progetto della società è cambiato, puntando sui giovani, e quindi le scelte erano cambiate, si preferivano i giovani ai più, diciamo, a quelli meno giovani, tutto qua. Mi presento qui comunque con tanta voglia, sicuramente perché vengo da 3 partite dove non gioco, 3-4 partite, e quindi ho voglia di rimettermi bene, in forma, e di dare soprattutto una mano a una squadra che comunque si deve tirare fuori da questa classifica. No, una squadra che si deve tirare fuori dalla classifica, diciamo, attuale, ecco. Quindi diciamo è dovuto solamente a questioni ambientali il discorso di Bari e di Pistoia Ma più che altro non e ambientali, di situazioni che di comunque nel situazioni particolari, calcio sì, situazioni, accadono esatto. Sono tutti i situazioni giorni. particolari, quindi ho avuto delle difficoltà, tutto qua. Senti, la società ha sempre detto che hai delle caratteristiche che nell'attuale organico la Sanbettese non aveva, no? Sono caratteristiche chiaramente di regia perché hai qualità tecniche molto buone, confermi insomma questo tipo di discorso, le tue caratteristiche sono Sì, queste qui, diciamo che le no? caratteristiche principali mie sono comunque, diciamo, di fare gioco, sono un regista, quindi meno aggressivo, ma più offensivo, ecco. Sei magari più portato a giocare davanti alla difesa oppure con qualche metro più avanti?
Io guardo, cioè, fatto, dov'è che preferisci magari meglio? Ho fatto, cioè, tre davanti alla difesa, tutti e tre li ho fatti i ruoli, quindi non è un problema per me, non esiste. Davanti alla difesa centrale? Sì, è spostato anche dietro le punte, dietro due punte, cioè, quindi non è il problema mio, non, del ruolo non c'è, ecco. Mi adatto molto, molto facilmente. Senti, vieni da una situazione difficile come quella della Pistoiese, ne vieni in un'altra difficile. Vedi delle, a parte che vabbè sei appena arrivato, però forse magari le questioni ambientali sono diverse, magari a San Benedetto si vive con più sì. passione rispetto sicuramente a Pistoia, sì, rispetto no? a Pistoia a San Benedetto, diciamo, i tifosi ci tengono molto molto di più, si è sempre saputo, quindi no, sta a noi solo tirarci fuori da questa classifica, ecco, facendo bene già da domenica. Senti, la tua prospettiva oltre al discorso del rilancio, no, qui a San Benedetto, anche perché tu comunque hai un contratto con il Bari, mi sembra, sì. per un'altra stagione, sì. no? Fino al 2010. La tua prospettiva qual è? Quella di poter far bene per poi riavere, diciamo, una certa attenzione da parte del Bari, oppure non escludere un'eventuale conferma qui a San Benedetto anche per la prossima stagione? Ma io non escludo niente, l'importante è quello di fare bene sicuramente con la squadra, e quindi tirarci su dalla classifica, poi a giugno, a luglio si vedrà, insomma, si tireranno le somme.